Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a una ulteriore seduta. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo molto felici di essere nuovamente con voi per condividere insieme a voi quelli che sono i precetti contenuti nella parola del Signore, la Bibbia. Ebbene, questo video verterà su un oggetto molto importante. In verità possiamo dire che questo video non è proprio la seconda parte del precedente, ma comunque viene a collocarsi come parte complementare, sì, questo lo possiamo dire, parte complementare del video precedente, ragion per cui sarebbe opportuno come dire, all'ascoltatore, al televidente, di guardare prima il video precedente per poi poter avere gli strumenti necessari per giudicare quello che verrà detto in questo video. Benedetto il nome del Signore. È scritto nella parola di Dio, nella prima epistola ai Corinti, nel capitolo 14, dal verso dovrebbe essere intorno al 29 in poi, che dunque, fratelli, dice la scrittura, cosa conviene fare quando ci si riunisce? Avendo chi salmo, chi dottrina, chi testimonianza, eccetera, eccetera, quindi ci viene detto come deve essere portata avanti la riunione della Chiesa, insomma. La Chiesa sono le anime, benedetto il nome del Signore. Vero è che a volte per Chiesa si intende anche il locale, secondo il contesto non è peccato utilizzare, diciamo, una parola per identificare più realtà, anche se biblicamente parlando la Chiesa è unicamente che, appunto, le anime che costituiscono la Chiesa di Gesù Cristo, ma non facciamo come i legalisti che vanno sempre a cercare il puntino per dire è peccato. Quello è uno spirito farisaico che la Chiesa non deve abbracciare. Benedetto è il nome del Signore. E quindi in Prima Corinti 14:29 ci viene appunto descritto come la Chiesa, quindi le anime di Gesù Cristo, che adorano Gesù Cristo, si deve riunire. Ebbene, è scritto in questo capitolo che tutto quello che si deve fare deve essere fatto per l'edificazione della Chiesa. Ebbene, questo significa che per edificarci dobbiamo stare insieme, dobbiamo riunirci per appunto parlare delle cose grandi di Dio, per condividere la fede, per pregare il Padre nel nome di Gesù, per la potenza dello Spirito Santo, la benedetta e beata Trinità. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi facciasi ogni cosa per l'edificazione. Ragion per cui uno degli obiettivi principali che ha la Chiesa è quella di edificarsi. Edificarsi non solo stando insieme, benedetto il nome del Signore, ma anche condividendo come possibile le proprie esperienze e le proprie rivelazioni, no? Perché sappiamo che l'Evangelo è tutta una rivelazione. Molti leggono l'Evangelo di Gesù Cristo, ma non tutti hanno la rivelazione dell'Evangelo di Gesù Cristo. Infatti il Signore disse che queste cose sono nascoste ai savi e agli intendenti, ma sono rivelate ai piccoli fanciulli. Cioè i piccoli fanciulli sono quelle persone che si accostano alla parola di Dio con un cuore sincero, con un cuore umile, come un piccolo fanciullo. Ebbene, noi abbiamo il piacere e il dovere di poter e dover condividere quello che il Signore ci ha rivelato per la sua infinita misericordia. Questa rivelazione il Signore non l'ha fatta a una persona particolare, ma l'ha fatta a tutta la sua Chiesa, dal più grande al più piccolo. Quando diciamo dal più grande, lo mettiamo tra virgolette, perché noi sappiamo che nella Chiesa di Gesù Cristo non c'è né più grande né più piccolo, ma siamo tutti uguali. Ora abbiamo responsabilità diverse, compiti diversi, ma una responsabilità o un compito non ci farà né più grande né più piccolo, perché solo uno è il grande ed è Cristo il Signore. Benedetto sia il suo nome. Vogliamo subito, iniziare con questo tema. Ma prima di iniziare dobbiamo dire qualcosa di molto importante, il perché di questo argomento. Ci abbiamo pensato molto, siamo stati combattuti, eravamo indecisi se farlo o se non farlo.
Abbiamo chiesto che il Signore potesse illuminarci, abbiamo pregato e abbiamo visto che, pensandoci bene mentre pregavamo, ci siamo fatti delle domande e siamo giunti a una conclusione. La Chiesa di Gesù Cristo necessita essere ammaestrata, benedetto il nome del Signore. Tutti noi dobbiamo essere ammaestrati. È scritto nella parola di Dio che il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. È scritto che, questo in Ezechiele e anche in altre parti dell'Antico Testamento, che dei predicatori che non predicavano la verità della parola di Dio portavano a perdizione le persone che seguivano questi falsi dottori. E Gesù stesso ebbe a dire ai farisei che voi portate a perdizione le persone che vi seguono. E quindi noi vediamo che il Signore insegna direttamente il suo popolo attraverso se stesso, quindi attraverso lo Spirito Santo. Ma si usa anche di strumenti umani, benedetto il nome del Signore, quali dottori, apostoli, inteso come missionari, benedetto il nome del Signore, profeti, pastori, evangelisti, per il perfezionamento della Chiesa. Ora, rimane sempre il fatto che è lo Spirito Santo che è colui che insegna, perché tu puoi leggere la Bibbia 1000 volte e io posso predicarti quanto tu vuoi, ma se lo Spirito Santo non ti apre il cuore a intendere, non c'è niente da fare, è lui che insegna come primo. Lui è il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, chi apre e chi chiude. Benedetto il nome del Signore. Ora però, nella sua infinita misericordia, il Signore vuole che ci ammaestriamo gli uni gli altri, secondo ciascuna il proprio dono, la propria conoscenza, la propria predisposizione. È importante predisporsi come dire, il servizio al Signore. Benedetto il nome del Signore. Ebbene, noi ci siamo detti, è bene che la Chiesa sappia determinate verità che non tutti sanno, altri molti le sanno, ma tantissimi non le sanno. Benedetto il nome del Signore. Vengono confusi da vari venti di dottrina. E quindi il Signore ci ha detto: andate per tutto il mondo e predicate, insegnate questa verità. E quindi è un dovere del credente quello di annunciare la verità come gli sia possibile, laddove appunto vuole essere ascoltata, perché non dobbiamo obbligare nessuno ad ascoltare. Infatti il Signore ha detto che quando non vi accetteranno in una località, andatevene, però sgrullatevi la sabbia che è sui vostri piedi, ma andatevene. Quindi non costringete nessuno, in pratica stava dicendo. Egli stesso ebbe a dire addirittura ai suoi discepoli: volete andarvene anche voi? Ma essi risposero: Signore, dove andremo noi? Solo tu hai parole di vita eterna. Come dire, noi possiamo anche andare via, ma poi periremo nelle fiamme eterne dell'inferno. Per cui rimaniamo qua. Bene, il Signore non costringe nessuno, ma laddove vogliono ascoltarci, gloria a Dio, a noi, alla Chiesa di Gesù Cristo, è bene annunciare questa verità. Ebbene, siamo qui per annunciare alcune verità che sono molto importanti. Come vi dicevamo poc'anzi, eravamo combattuti dal fatto se portare questo video o se non portare questo video, perché è un video molto molto controverso. Parla di alcuni argomenti molto 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 delicati. E allora ci siamo detti: da una parte non vorremmo farlo, perché sappiamo che questo video verrà visto anche da persone che non condividono la fede. Il mondo, la Bibbia chiama queste persone il mondo, cioè chi non condivide la fede nel Signore Gesù Cristo e si autoproclama ateo, praticamente la parola di Dio lo identifica come il mondo, mentre invece alla Chiesa, la Chiesa non viene identificata come il mondo perché noi non siamo del mondo.
siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. Noi siamo pellegrini, avventici, siamo di passaggio, siamo in una tenda e molto presto torneremo a casa, alla casa eterna, la casa che sta nel terzo cielo, che forse tu non vi credi, ma il fatto che tu creda in Dio o non creda in Dio, che tu creda nell'inferno o che non vi creda, che tu creda nell'aldilà o non vi creda, nulla cambia. Dio rimane, l'aldilà rimane, il terzo cielo rimane e l'inferno rimane, che tu ci creda o non ci creda. E chi non crederà in Cristo Gesù, dice la scrittura, non il sottoscritto, dice la scrittura, andrà all'inferno, perché non hanno creduto nell'unigenito figliuolo di Dio, che tanto ha amato il mondo, che ha dato il suo figliuolo, appunto, Gesù il Cristo, per morire sulla croce affinché chiunque, non alcuni predestinati, no, no, questo è diabolico, chiunque tu sia, possa credere e accettare il dono di Dio che è la vita eterna. Ebbene, siamo qui per parlare di delle cose appunto che molti ascolteranno e anche coloro che sono appunto che fanno parte del mondo e quindi potrebbero tra virgolette scandalizzarsi. Ma allora ci siamo detti, ma la Chiesa comunque deve essere informata. È la Chiesa che è sparsa nel mondo, grazie a Dio per tutti coloro che ci seguono da molte nazioni, specialmente in questi ultimi giorni. Stiamo ricevendo decine di visualizzazioni dall'Ucraina, niente di più che dall'Ucraina, ma tantissime. Dagli Stati Uniti ne abbiamo sempre ricevute tante, a decine, ma ultimamente dall'Ucraina, pensate, si vede che c'è qualche comunità italiana che parla la nostra lingua. Sappiamo che abbiamo anche una piccola comunità che ci segue dalla Germania, e quindi salutiamo anche la Germania, salutiamo l'Ucraina. Abbiamo ricevuto visite dalla Cina, gloria a Dio, e anche da nazionalità, da nazioni dove c'è anche la persecuzione dei cristiani. Noi vi salutiamo e vi incoraggiamo a andare avanti, che Dio vi voglia benedire. Preghiamo per voi e voi pregate per noi. Benedetto è il santo nome del Signore. E quindi il popolo di Dio deve essere informato di queste verità. Ma come fare con quelli che non condividono la fede e ascoltano queste cose? Era questo che ci faceva un po' desistere a fare un video del genere, ma poi ci siamo detti, ma lo stesso mondo, cioè i canali secolari, questo è stato il nostro ragionamento, i canali secolari stanno facendo video di denunce a questo senso qui, in questo senso qui, a questo scopo qui, stanno denunciando quello che avviene nel mondo dell'occultismo e lo stanno denunciando pubblicamente e stanno denunciando che succedono cose molto molto forti e molto particolari, che poi uno ci può credere, non ci può credere, ma lo stesso mondo, i propri canali mass media non cristiani, soprattutto in altre lingue, ne trovate quanti ne volete, e stanno denunciando che ci sono tanti movimenti satanici che fanno delle cose e hanno delle manifestazioni molto particolari. E allora noi parleremo di questo alla luce della parola di Dio, denunceremo questo, perché è scritto di denunciare le opere delle tenebre, di riprendere le opere delle tenebre e di non vivere nell'ignoranza. Questo non significa che dobbiamo parlare solo di questo, no, 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 ma questa è una parte complementare della predicazione del credente. E quindi se lo stesso mondo sta denunciando queste cose, chi è la Chiesa per tacere? Forse magari qualcuno si scandalizzerà, ma si scandalizza per quello che vuole, perché poi quando i mass media ti dicono che arrivano i marziani, che succedono cose strane, della New Age, questo e quest'altro, lì nessuno si scandalizza. Ma poi magari quando sono le cose del Signore e le cose che vengono denunciate dalla Chiesa, allora ci si scandalizza. Allora è un gioco, come dire, un gioco di parte. No. Tutto questo ragionamento ha fatto sì che potessimo fare un video del genere e lo potessimo rendere pubblico, questo per l'edificazione soprattutto della Chiesa. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Bene, abbiamo fatto un largo intro, ragion per cui, come vi diciamo sempre,
Senza indugio e senza preamboli, vogliamo dar inizio alla presente seduta. Ebbene, cari amici, gloria a Dio, vogliamo cominciare subito con la lettura di un passo che si trova nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 8. Vogliamo ricordare, prima di leggere il verso, che il capitolo 8, così come tantissimi altri capitoli che si trovano nel Vangelo di Giovanni, è un capitolo molto importante perché definisce, stabilisce, identifica, spiega, dimostra, gloria a Dio, che vi è una Trinità, che vi è un Padre, che vi è un Figlio e che vi è uno Spirito Santo. Questo è molto importante. Leggete attentamente tutto l'Evangelo di Giovanni e vi potrete rendere conto come vi è un solo Dio, ma che questo unico Dio è composto da ben tre persone: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Benedetto il nome del Signore. E il capitolo 8 è uno dei capitoli che dimostra molto chiaramente questa grande verità. Bene, ma adesso vogliamo attenerci al nostro oggetto e quindi vogliamo cominciare a leggere un verso che si trova appunto in questo capitolo, ed è il verso 44. E come sempre leggiamo: nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Potete leggere insieme a noi, potete seguire la lettura. Verso 44. Dice il Signore Gesù: voi siete dal diavolo, che è vostro padre. Quindi ci sono i figli di Dio e ci sono i figli del diavolo. Come si riconoscono i figli di Dio? Dai figli del diavolo? Dalle loro opere. I figli di Dio fanno le opere di Dio, che si trovano descritte nella Bibbia. I figli del diavolo fanno le opere del diavolo, che sono guerre, uccisioni, maldicenze, fornicazione, adulterio, omicidi, inganni, litigi, divisioni, sette, invidie, maldicenze, eccetera, eccetera, eccetera. E poi dice: e volete fare i desideri del padre vostro. Infatti, i desideri del diavolo sono tutto ciò che è male, e i desideri del figlio, del padre della menzogna, sono altresì sempre male: far del male al prossimo, distruggere il prossimo, eccetera, eccetera, eccetera. Che poi tutto questo porta anche alla autodistruzione. Proseguendo la lettura, dice: egli fu micidiale dal principio e non è stato fermo nella verità. Quindi non è stato fermo in Gesù Cristo, che è la via, la verità e la vita. E prima ancora abbiamo letto che egli fu micidiale dal principio. Quale principio? Il suo principio. Egli ha un principio, ragion per cui è stato creato, ragion per cui si è stato creato, non è il creatore. Benedetto il nome del Signore. Il creatore non è stato creato, perché altrimenti chi avrebbe creato lui? Se prima non c'era niente, benedetto il nome del Signore, ma questa adesso è un'altra storia. È scritto: poiché verità non è in lui. Quando proferisce la menzogna, infatti è chiamato il padre della menzogna, parla del suo proprio. Perciò che egli è mendace, è il padre della menzogna. Ebbene, sta parlando del Satan, del serpente antico, del nemico di Dio. Lui è chiamato il padre della menzogna, il serpente antico, appunto. Benedetto il nome del Signore. Costui ha sempre ingannato tutti quanti, a cominciare appunto dagli angeli, che hanno deciso di abbandonare la verità per seguire il padre della menzogna. Quindi hanno deciso di abbandonare il padre della verità, che è Cristo, per seguire il padre della menzogna, che è Satan, ed è stato creato. Il disegno del Satanasso è sempre stato quello di imitare tutto ciò che riguarda Dio, le cose di Dio, l'opera di Dio. Questo perché? In parte perché lui di suo proprio non ha nulla, lui non è capace a fare nulla per se stesso, ma è altresì vero, questo bisogna dirlo, che lo fa per ingannare l'umanità. E quindi imita Dio e si presenta a lui come Dio. Ebbene, noi vediamo in molte parti della scrittura
come lui cerca di imitare Dio, quello che è stata e quello che è ancora oggi l'opera di Dio, specialmente in questi ultimi giorni. Vogliamo leggere alcuni versi che si trovano nella scrittura. Bene. Per esempio, in Apocalisse 13:4, lo vado a cercare nella mia Bibbia, Apocalisse 13:4. Eccolo qua, gloria a Dio. Apocalisse 13:4 è scritto che adorarono il dragone che aveva data la podestà alla bestia, e quindi il dragone è Satana. E quindi vediamo che Satana si fa adorare come se fosse Dio, ma egli non è Dio, perché è stato creato, e qualcosa di creato non può essere Dio, è impossibile. Quindi vediamo che Satana si fa imitare soprattutto nella adorazione. Benedetto il nome del Signore. Ma proseguiamo. In Apocalisse sempre 13, Apocalisse sempre 13, i versi 3 e 14, notiamo, questo accadrà durante la grande tribolazione, che Satana imiterà la risurrezione del Cristo. Ora questo è un passo molto particolare e andrebbe spiegato, ma non fa parte dell'oggetto e comporterebbe molto tempo spiegarlo. Ad ogni modo, lui imiterà la risurrezione del Cristo, ovvero come il Cristo è morto ed è risorto, lui imiterà questa cosa, ma con una grande differenza: che nessuno può risorgere dai morti se non per il volere di Dio. Cioè Cristo è risorto dai morti perché lui ha podestà di lasciare la vita e di riprenderla, e lui può far risuscitare qualsiasi morto, ma Satana, il dragone antico, non ha il potere di risuscitare i morti. Quindi la risurrezione che lui farà sarà una imitazione, sarà falsa, quindi sarà una finta risurrezione, perché Satana non può far risuscitare nessuno dei morti. Questa autorità ce l'ha solo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Solo Gesù può dire alzati Lazzaro e cammina, solo lui lo può dire, Satana non può. Infatti noi sappiamo dello zombismo, apro parentesi, noi sappiamo che lo zombismo esiste, è una realtà. Adesso non siamo qui a spiegare come funziona, eccetera, eccetera, perché è lungo. Sono cose vere, ma sono false risurrezioni. Benedetto il nome del Signore. Sì, vengono messi sottoterra, ma lì c'è tutto un discorso, vengono drogati, c'è la stregoneria, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non sono vere risurrezioni. Benedetto il nome del Signore. È tutto finto, è tutto falso. E questo fa parte di quel mondo dell'occultismo che, lasciamo stare, fa veramente pietà. Stiamo lontani da queste cose. Noi in questa seduta parleremo di ciò che si può parlare, di quello che non si può parlare è meglio neanche parlarne, perché da una parte troviamo che dobbiamo denunciare, ma dall'altra parte è altresì scritto che queste cose neppur vengano nominate. Quindi dobbiamo capire fino dove possiamo arrivare, fino dove e quando dobbiamo fermarci. Benedetto il nome del Signore. Però denunciare è giusto, è lecito ed è un dovere. Esistono queste cose, soprattutto nelle nostre nazioni. Non pensiate che qui a Roma, in Italia e in Europa non ci siano queste cose. Ce ne sono tantissimo, più di quanto tu possa credere o immaginare. Sono molto forti, solo che non sono tanto pubblicizzate come in altre nazioni, di altri continenti. Benedetto il nome del Signore. Quindi vediamo che Satana sta cercando qui, con i passi che abbiamo citato fino adesso, due, sta cercando sempre di fare cosa? Di imitare le cose di Dio. È scritto altrove, questo lo ha detto Gesù, che se fosse possibile il Satanasso avrebbe ingannato anche gli eletti. Tu che sei eletto e che sei nato di nuovo, fai attenzione a non allontanarti da Gesù, perché se ti allontani da Gesù, è scritto in Apocalisse che il primo amore si raffredda, e una volta che si raffredda il primo amore non avrai più la lucidità e non avrai più la visuale per poter riconoscere il bene dal male.
Ecco perché Gesù poi sempre in Apocalisse dirà ungiti gli occhi con del collirio, collirio uguale acqua, acqua uguale Spirito Santo, in questo caso. Attenzione a tagliare rettamente la parola di Dio, ma proseguiamo perché i versi che ci dimostrano che Satana vuole imitare Dio sono tantissimi e quindi proseguiamo in questa via, in questa direzione. Benedetto è il nome dell'Altissimo. Quindi, rimaniamo sempre in Apocalisse 13, nel verso numero, vediamo, 12, eccolo qua. Nel verso numero 12, gloria allo Spirito Santo, è scritto, in verità sta parlando del falso profeta. Noi sappiamo che c'è la bestia e sappiamo che c'è il falso profeta. E quindi la bestia è l'anticristo e vuole imitare il Cristo. E così come il Cristo è stato preannunciato, è stato, come dire, introdotto da Giovanni il Battista, allo stesso modo, benedetto il nome del Signore, Satana farà con il suo finto Cristo, perché verrà un finto Cristo. Gesù ha detto qua, se io vengo nel nome del Padre mio, voi non mi accettate. Se verrà un altro, questa è una profezia, a quello lo accetterete, sta parlando dell'anticristo. E come il Cristo è stato preannunciato da Giovanni il Battista, il falso profeta, che appunto si trova qui nel verso 12, farà sì che tutti adorino la bestia. Quindi abbiamo il potere politico che viene appunto dal mare, quindi dalle nazioni, in questo caso qui il mare, l'acqua raffigura le nazioni, come è scritto sempre in Apocalisse, e il falso Cristo, che è un capo politico che viene appunto per portare quella falsa prosperità mondiale, no? Viene da tutte le nazioni, invece il falso profeta è il potere religioso, perché politica e religione vanno sempre a braccetto, non per Dio, ma per il mondo sì. Ecco perché i grandi poteri religiosi, o viceversa, i grandi poteri politici si sono sempre nascosti dietro a falsi poteri e movimenti religiosi per portare le grandi masse poi verso una sola e unica direzione, che è appunto la che andrà a culminare alla fine dei tempi con l'adorazione di Satana, come abbiamo letto, appunto, faceva sì che tutti adorassero il dragone. Questo l'abbiamo letto appunto nel verso numero 4, eccolo qua, gloria allo Spirito Santo. E quindi vediamo che Satana proprio cerca di imitare il più possibile l'opera del Signore, e questo lo denuncia apertamente la parola di Dio. Quindi l'opera di Dio fa delle denunce e la Chiesa deve tacere? Non fa parte questo della parola di Dio? E noi non siamo chiamati a predicare tutto l'Evangelo? E perché dovremmo omettere questa parte? Perché non dovremmo predicare l'Apocalisse? Perché alcuni ci dicono non devi predicare l'Apocalisse? Perché alcuni dicono no, l'Apocalisse non la predicare perché mette paura, quando l'Apocalisse introduce se stessa con queste parole: beato chi legge questo libro, inteso come l'Apocalisse, oltre che tutto il contesto canonico dalla Genesi all'Apocalisse. Ma lì dice beato chi legge questa profezia, è tutta una profezia, l'Apocalisse, e noi non dovremmo predicarla? Ma come, beato chi legge l'Apocalisse? E tu non vuoi che si predichi? Guai a chi non predica l'Apocalisse, guai a chi non predica tutti i libri della parola di Dio, che sono 66, guai a chi non predica tutta la verità, dice il Signore. Andiamo avanti, fratelli miei e amici in ascolto, che Dio vi benedica. Santo, santo, santo. È scritto sempre in Apocalisse 13, ma questa volta il verso successivo al dodicesimo, quindi siamo nel verso 13, che faceva grandi segni. E quindi molti vedono i miracoli e dicono: ah, ci sono i miracoli, lì c'è la verità. Ma il Signore ha detto in Matteo 7, Matteo 24, gloria a Dio, che noi non dobbiamo andare dietro i miracoli, noi dobbiamo andare dietro la verità. In Deuteronomio è pure scritto che se viene uno e fa tanti miracoli, ma poi vi predica un Vangelo diverso, di non seguirlo.
benedetto è il nome del Signore. O addirittura se viene un profeta, profetizza e quella profezia si adempi, ma poi vi porta un Vangelo diverso, non lo seguite. È il Vangelo che dobbiamo seguire. Noi non dobbiamo seguire i miracoli, piuttosto Gesù ha detto che quelli che avranno creduto, a loro saranno seguiti i miracoli. Quindi sono i miracoli che seguono il credente e non il credente che segue i miracoli. E questo è importante, fratelli miei. Oh Signore mio, aprici la mente. Signore Santo, illumina la nostra anima, il nostro spirito con il tuo spirito, Signore. Noi sappiamo che chi ascolta intende solo se lo Spirito Santo lo illumina, Padre. Apri le menti e i cuori di chi sta ascoltando e noi sappiamo che tu apri le menti, i cuori, lo spirito e l'anima di chiunque sia come un piccolo fanciullo, cioè chi si presenta a te con umiltà, senza pregiudizi, per ascoltare la verità della tua parola, Padre. Nel nome di Gesù te lo chiedo, che è benedetto in eterno. Amen. Andiamo avanti, cari amici in ascolto. Faceva grandi segni e faceva sì che ancora scendesse fuoco dal cielo sulla terra. Benedetto è il santo nome del Signore. Faceva sì che scendesse fuoco dal cielo. Cosa significa fare scendere fuoco dal cielo? Per comprendere questo passo bisogna aver letto tutta quanta la Bibbia e bisogna conoscerla un pochino. Benedetto è il nome del Signore. Bene, tutto nasce in Levitico 9, 24 e Prima Re 18, 38. In Levitico 9, 24 troviamo che vi era istituito il tabernacolo nel deserto, quello che fu fatto appunto da Mosè, benedetto, per ordine divino, con le misure divine, il tabernacolo, poi divenne il Tempio di Dio. Oggi abbiamo il Tempio che è dentro i nostri cuori, deve essere fatto secondo le misure di Dio. Quindi il Tempio che si trova nel nostro cuore, il nostro cuore è il Tempio dello Spirito Santo, deve essere fatto secondo le misure di Dio. E le misure di Dio sono dettati, i parametri sono dettati nella Bibbia. E quindi dobbiamo attenerci a quello che dice la Bibbia e seguire Dio, seguire il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e non santi, idoli, reliquie, persone, dogmi umani, Marie e chi più ne ha più ne metta. Queste sono figure che Satana ha messo affinché l'uomo, l'essere umano, tolga lo sguardo da Cristo e possa fossilizzare il proprio sguardo in altre persone che sono creature, sono esseri creati. Benedetto il nome del Signore. E quindi troviamo che vi era questo tabernacolo, che dal tabernacolo, soprattutto dall'arca, usciva fuori del fuoco. E il primo olocausto che fu fatto, chi pensate che lo abbia acceso? Il primo olocausto, quando fu fatto per la prima volta il tabernacolo, fu fatto l'altare dove si bruciavano, c'erano due altari, c'era l'altare dei profumi e l'altare degli olocausti. Benedetto il nome sono adesso, sono due situazioni diverse, oggetti diversi. Una piccola parentesi, è importante aprirla. Quando fu fatto l'altare per la prima volta e fu messo il primo olocausto, non lo accese Mosè o Aronne o il popolo di Dio, ma lo accese direttamente il Signore con il suo fuoco che fuori uscì appunto dalla sua presenza. Benedetto il nome del Signore. Ebbene, in Prima Re 18:38 vogliamo andarlo a cercare nelle nostre Bibbie. Prima Re 18:38, eccolo qua. È scritto, parlando di Elia: allora cadde fuoco del Signore e consumò l'olocausto. Qui è Elia. Vedete che la storia si ripete sempre, è scritto. Questo è un principio biblico che chi ci segue ormai sa, questa formula biblica che si trova in Ecclesiaste 1:9 e 3:15. E le legne e le pietre e la polvere lambì l'acqua che era nel condotto. E quindi noi vediamo che scende del fuoco dal cielo per bruciare l'olocausto, così come avveniva
come era avvenuto la prima volta dall'altare degli olocausti che si trovava nel tabernacolo la prima volta e poi appunto fu trasferito nel primo tempio di Salomone. Benedetto il nome del Signore. La stessa cosa avverrà alla fine dei giorni, quando il tempio di Gerusalemme sarà ricostruito, il terzo tempio di Gerusalemme sarà ricostruito, che la sua ricostruzione è imminente. Abbiamo fatto dei video, potete vederli, potete consultarli. Farà sì che scenda fuoco dal cielo, in questo senso qui, il falso profeta, benedetto il nome del Signore, farà sì che scenda fuoco dal cielo. E quindi imita in tutto e per tutto Satana le cose di Dio. Il mondo, vedendo i segni, i prodigi, i miracoli, dirà: wow, qui ci sono dei grandi miracoli, questa è la verità. Ma perché il mondo non si preoccupa della verità dell'Evangelo? Il mondo si preoccupa dei miracoli, ci sono miracoli, seguiamo i miracoli. Il figlio di Dio dice: ci sono miracoli, gloria a Dio per i miracoli. I miracoli sono nella Bibbia, il credente è chiamato a credere ai miracoli, ma non è chiamato a seguire i miracoli, è chiamato a seguire la parola di Dio. E se i miracoli non sono contrapposti alla parola di Dio e sono fatti da uomini veri di Dio, e comunque non sono gli uomini che fanno i miracoli, ma è il Dio, allora possiamo stare tranquilli, ma dobbiamo giudicare tutto alla luce della parola di Dio e non alla luce dei miracoli. E quindi vediamo che Satana sta sempre imitando tutto quello che è di Dio. Stiamo dando tutta parola di Dio, stiamo dando tutta dottrina. Ahi di quelli che vanno in giro con i fogliettini e non citano mai la Bibbia nel suo contesto, o magari se la citano un verso isolato, fuori da tutto il contesto, che addirittura va contro il contesto, come fece Satana, che andò da Cristo dopo, quando stava nel deserto, aveva digiunato. Questo è in Matteo 4. Satana andò da Cristo per tentarlo, cioè per farlo cadere, cercare di farlo cadere. E cosa gli portò Satana? Gli portò la parola di Dio, la Bibbia. Non è che andò con menzogna, no, no, lui, il padre della menzogna, a volte dice la verità, e quando Satana dice la verità, preoccupati di più. E gli portò passi biblici, amen, ma li decontestualizzò. Quindi noi dobbiamo portare la parola di Dio, esporla, predicarla nel suo contesto. Ecco perché quelli della predestinazione, della dottrina maledetta della predestinazione, portano passi biblici completamente decontestualizzati. Di questo dovremmo fare un video, che seguirà già il video fatto sulla predestinazione. Faremo la seconda parte, gloria a Dio. Quindi noi dobbiamo giudicare, in base al comandamento di Dio, prima Corinti 14, 29, noi giudichiamo ogni cosa, dobbiamo giudicare se quello che si dice entra nel contesto biblico, viene presentato alla luce di tutto il contesto e non un verso che poi va contro altri versi. No, no, no. Quando la parola di Dio viene portata, deve essere armonizzata, deve essere un solo discorso. Benedetto il nome del Signore, che cammina tutta quanta insieme, perché la parola di Dio, c'è, cioè il comandamento, che va presa tutta quanta insieme. Questo è scritto nel Salmo 119. Benedetto, che dove dice, mi pare, mi ricordo, se il verso 105, che la somma della tua parola è verità, cioè tutto il discorso biblico è la verità. Questo sta nel Salmo 119, lo vado a cercare nella mia Bibbia perché non vi voglio dare un parametro sbagliato. Il verso, non mi ricordo se è il verso 105, no, verso 160, vedete, è la memoria, se ne va. Allora, Salmo 119, verso 160, dice: la somma della tua parola è verità, gloria a Dio. Quindi non un verso fuori dal contesto, no? Per poi presentare una menzogna. No, no, noi presentiamo un verso alla luce di tutto il contesto. Questo è un comandamento che si trova nella Bibbia e, guarda caso, proprio nella metà della Bibbia, come dire, il cuore della Bibbia, il centro della Bibbia, che sono i Salmi, gloria a Dio, c'è questo comandamento. Ma non è meraviglioso il Dio, fratelli miei? Gloria a Dio. Andiamo avanti, perché da dire ce n'è tanto. Bene. Vogliamo leggere
sempre Apocalisse 13, Apocalisse 13, verso 16. Santo, santo, santo. Apocalisse 13, verso 16, è scritto che faceva ancora che tutti, piccoli e grandi, infatti oggi le campagne che vengono fatte soprattutto per i bambini e i vecchi. Fateci caso come perfetta la profezia. Piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulle loro fronti, che ognuno potesse comprare o vendere se non che avesse il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Chi ha sapienza, chi ha intendimento, conti il numero, che è il numero d'uomo ed è il 666, e qui sta parlando appunto del microchip. Oggi è il microchip, domani non sappiamo se questo microchip diventerà un tatuaggio, ecco perché di amblè, come diciamo a Roma, di punto in bianco, tutti quanti si sono cominciati a tatuare. Le persone sono molto valorose, sono pronte ad affrontare tutto, ma spesso anche uomini più duri, più forti, hanno paura delle puntorine. Ebbene, per abituarli, hanno cominciato a far sì che tutti quanti di punto in bianco si tatuassero, che poi la parola di Dio ci dà il comandamento nella legge che non bisogna tatuarsi. È un comandamento di Dio, quindi il cristiano non si può tatuare. Ora, se tu ti sei tatuato prima di diventare cristiano e adesso sei tatuato ma sei cristiano, quello che è stato, le cose vecchie sono passate, non ti preoccupare, sei una nuova creatura, quello è passato, non lo fare più, gloria a Dio. Ma se tu non sei cristiano, fai attenzione a andare contro la parola di Dio. E quindi abbiamo letto che Satana imita il Dio e pone il suo marchio o il suo sigillo o il suo suggello sui suoi figli. Come abbiamo letto, ci sono figli di Satana e figli di Dio, non siamo tutti figli di Dio. Siamo tutti creature di Dio, ma coloro che credono e accettano Gesù Cristo diventano figli di Dio. Questo è scritto nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo numero 1. Potete leggerlo e giudicare se quello che vi predichiamo è verità o non è verità. Benedetto il nome del Signore. E quindi Satana mette il sigillo o suggello o marchio per imitare proprio Dio, perché Dio fa questo anche con i suoi figli. Benedetto è il santo nome del Signore. È scritto in Apocalisse 7.3, lo vado a cercare nella Bibbia, Apocalisse 7.3, che Dio, dice di non danneggiare la terra, né il mare, né gli alberi, finché noi abbiamo segnati, o sigillati, o suggellati, secondo la versione, i servitori del Dio nostro in su le loro fronti. Vedete come Dio pone un sigillo o suggello, benedetto è il santo nome del Signore, sulla fronte, cioè sulla psiche, là dove sei in grado di intendere, di volere, di meditare, di ragionare. Benedetto è il nome del Signore, Dio ci ha creati a sua immagine e somiglianza. E quindi Satana fa la stessa cosa, solo che Dio pone un segno spirituale, invece Satana pone proprio un marchio fisico, materiale, che ovviamente poi si ripercuote anche nel mondo spirituale. Benedetto è il santo nome del Signore. È scritto in Ezechiele 9, lo vado a cercare nella mia Bibbia, Ezechiele 9, eccolo qua, Ezechiele capitolo 9. 9, eccolo qua, 9. Verso 4, Ezechiele 9, verso 4, dice: passa per mezzo della città, per mezzo di Gerusalemme, fa un segno o sigillo o suggello sopra la fronte degli uomini che gemono, sospirano per tutte le abominazioni che si commettono nel mezzo di lei. Quindi abbiamo letto come il Signore
ordina di sigillare, suggellare, mettere un segno sulle loro fronti di coloro che temono il Dio, quindi che pregano, perché infatti abbiamo letto che gemono, che sospirano. Altrove l'Apostolo Paolo dirà: noi preghiamo gemendo e sospirando con sospiri ineffabili. Quella è la vera preghiera, quando il credente prega sotto l'unzione dello Spirito Santo, della potenza dello Spirito Santo. Quindi vediamo che Dio suggella il suo popolo, lo ha sempre suggellato, e Satana imita, è una scimmia, imita tutto quello che fa Dio, per confondere, ma anche perché non sa fare niente di suo, ma ad ogni modo lui vuole confondere. Benedetto è il santo nome del Signore. Vogliamo leggere Seconda Corinti, santo e l'Eterno, Seconda Corinti, lo vado a cercare nella mia Bibbia, dovrebbe essere il capitolo 1, Seconda Corinti, capitolo 1, verso 22. Seconda Corinti, capitolo 1, verso 22, leggiamo: il quale ancora ci ha suggellati. Vedete che Dio suggella il suo popolo. Qui sta parlando di Dio e della Chiesa di Dio, e dice che il Dio ci ha suggellati e ci ha data la caparra dello spirito dei nostri cuori. Quindi il suggello del credente nato di nuovo è lo Spirito Santo. Attenzione, perché questo sarà il centro di tutto quanto l'argomento dell'oggetto della presente seduta. Attenzione, il Dio suggella il suo popolo con lo Spirito Santo. Santo, santo, santo. Andiamo avanti, vogliamo leggere Efesi 4. Lo vado a cercare, Galati Efesi, poi cerco di Efesi. Galati Efesi 4, sì, verso 30. Dice così: non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati, sigillati, per cui Dio suggella il suo popolo con lo Spirito Santo, abbiamo letto. E come abbiamo detto, Satana imita Dio. Ecco perché lui pone il suggello, benedetto è il nome del Signore, nella fronte o nella mano destra, no? C'è tutta la storia della mano destra, mano di associazione, Beniamino stesso, figlio della mia destra, quando si dà la mano, e la mano di associazione, come dire, accetto quello che tu mi proponi, a fare fatto, stringiamoci la mano e da adesso in poi seguirò questa tua dottrina, questa tua volontà. Ma noi siamo chiamati a seguire solamente il Dio e la sua santa parola. Quindi Satana imita tutto quello che è di Dio, e quindi se imita tutto, imita anche il sigillo di Dio, e se il sigillo di Dio è lo Spirito Santo, a Satana non gli rimane che imitare chi? Lo Spirito Santo. Come? Satana imita lo Spirito Santo. Satana pretende imitare tutto, anche lo Spirito Santo. Satana riesce a imitare male, direi, ma riesce a imitare molte cose di Dio, quasi tutto, tranne che una cosa. C'è una cosa che Satana non potrà mai imitare, ed è il sangue del Calvario. Oh, gloria a Cristo, benedetto sia il sangue di Gesù. Santo, santo, santo. Satana non può imitare il sangue di Cristo, il sangue della redenzione. Signore, lavaci con il tuo prezioso sangue. E quindi, quando io ero giovanotto e sentivo questi insegnamenti, ero un adolescente, ero piccolissimo, avevo pochi anni, benedetto il nome del Signore. Poi sono cresciuto, sono diventato più grande, ma ero sempre un ragazzo di poco più di 20 anni, e sentivo gli uomini di Dio che avevano molta esperienza
erano stati nelle missioni, erano stati in Africa, insomma, raccontavano le loro esperienze, gloria a Dio, che mi lasciavano perplesso. Quando sentivo determinate rivelazioni, determinati insegnamenti, dicevano quello che noi spiegheremo in questa seduta, sentivo che parlavano di queste cose, quello che appunto stiamo per dire, in un primo, a Roma diciamo, in un primo acchito, io non ci avevo creduto. E dico, no, non è possibile, non è possibile che possano avvenire queste cose, ma poi crescendo nella fede, perché si cresce, siamo chiamati a andare di valore in valore, ho capito che invece sono vere e lo stesso mondo sta denunciando queste cose, gloria a Dio, come abbiamo già detto. E sono rimasto perplesso, veramente Satana, come abbiamo potuto vedere anche alla luce della scrittura, imita Dio, lo vuole imitare, perché vuole ingannare. Ecco perché dobbiamo essere ben radicati nella parola di Dio. E quindi Satana imita, ma non può imitare il sangue del Calvario. È l'unica cosa che Satana non potrà mai, mai e poi mai imitare. Gloria a Dio. E quindi Satana vuole imitare lo Spirito Santo. E se vuole imitare lo Spirito Santo, vuole imitare il suggello dello Spirito Santo, vuole imitare anche cosa? I segni dello Spirito Santo. Qual è il segno dello Spirito Santo? E qui torniamo al principio di questo video, quando abbiamo fatto l'intro e vi abbiamo detto: è inutile che voi guardiate questo video se non avete veduto il precedente. Se no, adesso dovremo aprire una parentesi e rispiegarvi questo mondo e quell'altro. E questo non è giusto nei confronti dell'ascoltatore, di tutti gli ascoltatori che poi si dovrebbero sciroppare un video di 4 ore, e non è giusto. Già, come diciamo sempre, i nostri video non brillano in pragmaticità, gloria a Dio, ma poi se ogni volta ci rimettiamo a spiegare tutto, no, non è corretto e non è giusto. Quindi, se gradite, noi vi consigliamo con molta umiltà e con molto amore, guardatevi il video precedente, se no non ci raccapezzate nulla. Ve lo diciamo veramente con molto tatto, molto amore, ma con franchezza, è necessario. Quindi Satana imita il sigillo dello Spirito Santo, quindi il suggello dello Spirito Santo, quindi i segni anche dello Spirito Santo. I segni di aver ricevuto lo Spirito Santo, Satana li imita. Sono imitazioni, ma lì non vi è Dio, sono imitazioni. Ripetiamo, guardate il video precedente, se no non ci raccapezzate nulla. Benedetto il nome del Signore. Vogliamo leggere Seconda Corinti? Lo vado a cercare nella mia Bibbia. Seconda Corinti, capitolo 2. Sì, Seconda Corinti, capitolo 2. Eccolo qua, Santo e l'Eterno. Eccolo qua. Seconda Corinti capitolo 2 verso 11 è scritto: perciò che non ignoriamo le sue macchinazioni. Sta parlando di Satana. Leggilo nel contesto a casa tua, non lo leggiamo per motivi di tempo. Quindi è scritto che il credente non deve ignorare le macchinazioni di Satana. Ecco perché stiamo facendo questo video. Benedetto il nome del Signore. È un video importante. Se lo volete accettare, per carità di Dio. Ciascuno poi, alla fine del video, trarrà le proprie conclusioni e deciderà quello che farà, insomma, alla luce della parola di Dio, con questo video, per carità di Dio. Santo è il nome del Signore. In Fatti degli Apostoli, capitolo 2, troviamo la nascita del vero movimento dello Spirito Santo. E questo lo abbiamo già dimostrato nel video precedente. E la nascita del movimento dello Spirito Santo nasce 2000 anni fa, il giorno della Pentecoste, e non è mai cessato fin tanto ci sarà la Chiesa sulla terra. Poi ci sarà la grande tribolazione e poi ci sarà il millennio. E qui lanciamo la domanda del milione. Secondo te, tu che sei servo di Dio, sappiamo, grazie a Dio, che diversi servi
ci seguitano, così come noi veniamo edificati anche da altri servi. Gloria a Dio, è un comune. E contribuire gli uni con gli altri. Benedetto il nome del Signore, è un comandamento di Dio e noi cresciamo anche così, gli uni con gli altri. Noi cresciamo in tanti modi, cresciamo gli uni con gli altri, edificandoci gli uni con gli altri, nelle nostre camerette, in ginocchio, pregando il Signore. Insomma, sono tanti modi che il Signore ci fa crescere. Benedetto il nome del Signore. E quindi noi poniamo una domanda, perché in questo, confessiamo con molta tranquillità e molta allegrezza che siamo completamente ignoranti in questo, ma nel millennio, caro fratello o sorella che ci ascolti, servo di Dio, maturo ovviamente, nel millennio, ma il Signore secondo te battezzerà di Spirito Santo? Sai che è una domanda che mi sono sempre fatto. Non lo so, non ne ho la più pallida idea. Istintivamente posso pensare di no per vari motivi, adesso l'hanno, diciamo, dal presente video, però poi rimane sempre il punto interrogativo. Che ne pensi? Ma magari mandami una mail e mi dici il tuo pensiero alla luce del contesto biblico. Benedetto il nome del Signore. E mi farebbe piacere sapere che ne pensi, perché io proprio non so dove mettere le mani, ma gloria a Dio. Ma in questo affare qua, gloria a Dio, il Signore invece ci dà conoscenza. E quindi vediamo che il battesimo, il dono dello Spirito Santo nasce in Fatti degli Apostoli capitolo 2 e prosegue finché ci sarà la Chiesa, gloria a Dio, fino al rapimento, poi solo Dio sa quello che succederà. Benedetto è il santo nome del Signore. E alcuni dicono che il battesimo dello Spirito Santo era solamente per quel tempo. E noi diciamo non è vero perché lì l'Apostolo Pietro parla chiaro e dice perché questo dono è per voi, per i vostri figli e per tutti quelli che ne verranno dopo, sta parlando di generazioni. Quindi generazioni, quindi chi dice che questo è solamente per quella generazione già ha sbagliato. E poi se a un certo punto qualcuno se ne uscisse fuori dicendo no, è stata fino a tot generazione, chi stabilisce che è fino a quella generazione? Perché? E dove sta scritto? E poi per quelli che dicono no, perché è scritto che quando, nella fine dei tempi, quando la perfezione sarà sopraggiunta, cesseranno le lingue. Sì, quando la perfezione sarà sopraggiunta non si intende in questo mondo, perché non mi pare che in questo mondo ci sia la perfezione, dal momento in cui, quando Gesù rapirà la sua chiesa e Gesù tornerà dopo la grande tribolazione, 7 anni dopo, ci sarà la grande apostasia, altro che perfezione. Quindi si è completamente fuori. Guai a chi rinnega il battesimo dello Spirito Santo. Questo, come abbiamo dimostrato nel nostro video, nel nostro primo video, la Trinità si chiama antitrinitarismo mascherato da trinitarismo. Benedetto il nome del Signore. Facciamo attenzione. E quindi vediamo che in Fatti degli Apostoli, capitolo 2, nasce il vero movimento dello Spirito Santo, quindi del suggello dello Spirito Santo, del battesimo dello Spirito Santo, con la manifestazione di chi lo ha ricevuto, con il segno di chi lo ha ricevuto, eccetera, 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 come abbiamo dimostrato nel video precedente, il primo video. Quindi, giusto. Avevo perso un po' il filo. Quindi Satana che cosa fa? Avendo visto quello che Dio ha fatto, che fa? Imita. Cosa? Lo Spirito Santo. Lo vuole imitare. Benedetto il nome del Signore. Ancora oggi lo sta imitando. Quindi ulteriore dimostrazione che il Signore ancora oggi battezza di Spirito Santo è perché Satana dovrebbe imitare il battesimo dello Spirito Santo, poi vedremo come, se non vi è più battesimo dello Spirito Santo, che ne dite? Gloria a Dio, ma andiamo avanti. Vogliamo leggere 2 Corinti, capitolo 11, 2 Corinti, capitolo 11, verso, vediamo un po', 14. Dice: e non è meraviglia, perché Satana stesso si trasforma
in angelo di luce. Quindi ci presenta delle dottrine o dei movimenti che si introducono nel vero movimento dello Spirito Santo della Chiesa, e ce li presenta come movimenti che nascono da parte del Signore. Benedetto è il nome del Signore. E quindi, nascendo tutto questo, si viene a generare una grande confusione. E quindi Satana vuole imitare cosa? Il battesimo dello Spirito Santo. E come lo fa? Come lo fa? Cosa fa il battezzato dello Spirito Santo, del vero movimento dello Spirito Santo? Lo abbiamo dimostrato nel video precedente, parla lingue. Bene, cosa fa Satana? Fa parlare lingue. Anche lui? Ai suoi. Queste cose sono vere. Anche perché ricordatevi che quando il Signore battezza di Spirito Santo, il credente che riceve lo Spirito Santo parla lingue, la lingua non è Dio, è il segno. Dio non è una lingua, questo già l'abbiamo dimostrato. Quindi è un segno, quindi Satana imita il segno. Che ci vuole a far parlare per Satana qualcuno in altre lingue? Che ci vuole? Lui non ci mette niente a fare questo. Io non capivo questo quando ero giovane, poi crescendo l'ho capito, gloria a Dio. Quindi non ci mette niente. E il mondo, e sono anche video, prima abbiamo detto video esteri, ma anche qui in italiano ci sono video di denuncia dove persone, mass media, canali non cristiani, italiani, hanno fatto proprio dei video che sono reperibili anche nel web, gloria a Dio, dove dimostrano, e ci sono testimonianze di uomini non cristiani, dove hanno testimoniato di come nel mondo dell'occultismo, nel mondo del satanismo, dove avvengono uccisioni, stupri, violenze, consumo di droga, consumo di alcol, proprio l'autodistruzione dell'individuo, dove queste persone vengono impossessate, che poi questi neanche credono a Satana, però vedono queste manifestazioni e non sanno come spiegarsele, vedono che queste persone che vengono a identificarsi in questi mondi, in questo mondo, acquistano intanto una forza fisica incredibile, e raccontano queste anche forze dell'ordine, ci sono persone proprio facente parte delle forze dell'ordine e molto altro, dove raccontano le loro testimonianze durante le indagini, dove queste persone, donne anche molto esili, hanno acquisito una grande forza da alzare pesi che già per un uomo è impossibile, figuriamoci per una donna e per una donna così esile. Quindi acquistano una grande forza fisica, e questo lo troviamo anche nella parola di Dio, vedi gli indemoniati gadareni che era, o l'altro indemoniato, insomma venivano legati con catene, questi le rompevano come se fosse lì un filo molto, appunto, molto leggero. Benedetto il nome del Signore. E in più hanno detto che a un certo punto queste persone hanno cominciato a parlare una lingua incomprensibile, che loro non capivano, e dicevano: questi parlano delle lingue strane. Che ne pensate? Questo è il falso movimento. Vedete come Satana imita il falso movimento, cioè il vero movimento dello Spirito Santo. Satana lo imita. Benedetto è il santo nome del Signore. Tutto questo ha portato a far sì che dei credenti che non credono che il Signore ancora oggi battezza di Spirito Santo dicesse e predicasse che chi invece viene battezzato nello Spirito Santo, quello non è da Dio ed è dal diavolo, perché appunto fuori, in mezzo ai satanisti, ci sono queste cose, e poi la Chiesa avrà quelli che credono appunto che il Signore battezza di Spirito Santo, abbracciano questo spirito qua, e quindi quello è satanico. No, fratelli miei, no, amici miei, non è satanico. È scritto che dai loro frutti li riconoscerete. Benedetto è il nome del Signore. Uno che ha ricevuto
è lo spirito non di Dio, ma di Satana, fa i frutti di Satana. E quindi non predica l'Evangelo di Gesù Cristo rettamente, non ama il suo prossimo, non conduce una vita santa, una vita lontana dalle immondizie, dalle impurità, dai vizi, dalle sigarette, dall'alcol, dalle droghe, dalla fornicazione, dall'adulterio, dalle invidie, dalle inimicizie, dai litigi, dalle persecuzioni, dalle sette, dalle invidie. No, fratelli miei, li riconoscerete dai loro frutti. Un albero cattivo non può portare frutti buoni, viceversa. Può imitare fino a un certo punto, ma poi alla fine uscirà fuori quello che è, perché c'è una promessa che è stata fatta direttamente dal Signore Gesù, che si trova in varie parti dell'Evangelo, tra cui nel capitolo 12 di San Luca, Vangelo di San Luca, è scritto che tutto verrà alla luce. Ecco perché tutto viene alla luce. Ecco perché le grandi organizzazioni mondiali che stanno ormai giungendo al loro termine per quanto riguarda il controllo del mondo, tutto quello che fanno, poi alla fine è uscito tutto alla luce, tutto viene alla luce, e anche quello che si fa nel mondo dell'occulto viene alla luce. Questo video stesso dimostra quanto è attendibile Luca capitolo 12, che tutto viene alla luce. Qui c'è uno dei tanti che sta denunciando queste cose. Benedetto è il nome del Signore. Il fatto che ci sia un falso è già di per sé ti dovrebbe far riflettere che c'è anche un vero. Benedetto è il nome del Signore. Se no dovremo prendere i Fatti degli Apostoli capitolo 2, prendere la parola di Dio secondo costoro e stracciare quel verso, stracciare quella pagina. Ma siamo mica impazziti? Matteo 25 parla delle cinque vergini pazze, dice la vecchia Giudati. Pazze le chiama. Non è una brutta parola, è la verità. Benedetto il nome del Signore. Ma fratelli miei, stiamo scherzando? Benedetto è il nome dello Spirito Santo. Ma santo, santo, santo. Comunque, quello che dobbiamo fare, benedetto il nome del Signore, è comprendere come Satana cerca sempre di imitare le cose di Dio, per depistare, se fosse possibile, anche agli eletti. Fai attenzione, benedetto il nome del Signore, a non cadere in questa trappola, perché è una trappola diabolica. Santo è il nome del Signore. E quindi esistono questi movimenti, e sono molto pericolosi, e noi dobbiamo denunciare queste cose. E dobbiamo stare alla larga di queste cose, ma dobbiamo dimorare nella verità e dobbiamo credere nella verità, perché è scritto che lo Spirito Santo è la potenza del credente. E ripetiamo nuovamente, se ti attieni alla visualizzazione del presente video non avrai una visione generale, completa, lucida, di quello che è proprio tutto il discorso. Sarai completamente limitato. Bene, queste cose esistono, purtroppo sono vere, e sappiamo che Satana è potente, è anche molto potente, ma sappiamo altresì che Dio è l'onnipotente e che Satana comunque è un nemico già vinto. E se tu sei un satanista che stai ascoltando questo video, io ti dico una cosa: tutto il mondo di Satana porta morte, distruzione, angoscia, non ti fa dormire la sera. Tu non sei libero di andartene, tu lo sai, tu non sei libero di andartene. Ti dirò un'altra cosa, non puoi neanche uscire, perché se ci provi sei già morto prima che esci. E quindi è vero che è impossibile uscire, ma è impossibile da un punto di vista umano. Ma se tu invochi il nome di Gesù Cristo, per Dio ogni cosa è possibile. È scritto in, Luca capitolo 1, Luca 1, 70 e qualcosa, lo vado a cercare, Luca 1, verso 70 e qualcosa, 74, che Dio ci ha liberato dai nostri nemici affinché lo potessimo servire senza paura. Chi parla ha fatto questa esperienza.
Quello che è impossibile per gli uomini è possibile per Dio. Se tu credi nel Figlio di Dio, se tu invochi il Figlio di Dio, se tu invochi il sangue di Cristo, l'unica cosa che Satana non può imitare, Satana ha il terrore del sangue di Cristo. Prega il Padre nel nome di Gesù che ti lavi con il sangue di Gesù e che ti riempia dello Spirito Santo e tu potrai uscire. Il mondo del satanismo è un mondo terribile, è un mondo di malvagità, è un mondo di morte fisica e spirituale. Alcol, droghe, orgie che non ti portano a niente, solo a stare sempre più male, a ammalarti spiritualmente ma anche fisicamente, a commettere atti impuri, a mangiare e bere cose che non posso dire in questo video, ma che tu sai cosa sono queste cose che voi mangiate e che bevete. Uscite fuori nel nome di Gesù da questi ambienti, uscite fuori, non state in questi ambienti. Gesù Cristo è venuto per sconfiggere le opere delle tenebre e per dare luce a chiunque, non alcuni predestinati, chiunque, anche tu che ascolti. Io te lo dico nel nome di Gesù Cristo e io sgrido nel nome di Gesù ogni trono principato diabolico che in questo momento vuole impedire che la luce giunga nel tuo cuore. Per fede lo faccio, perché così mi insegna la parola di Dio, e la parola di Dio è la fede. Ebbene, cari amici, questa è la prima parte di questa seduta. Benedetto è il nome del Signore. Vogliamo concluderla qui e adesso vogliamo passare alla seconda parte. Siete tutti quanti invitati a seguirci. Che Dio ti benedica e passiamo alla seconda parte. Bene, cari amici, siamo giunti alla seconda parte di questa importante seduta. Bene, nella prima parte abbiamo parlato del falso movimento dello Spirito Santo. Benedetto è il nome del Signore. In questa seconda parte vogliamo continuare a parlare del falso movimento dello Spirito Santo, ma prima di farlo vogliamo aprire una piccola e doverosa importante parentesi, dove vogliamo fare alcuni accenni. Benedetto è il santo nome del Signore. Come ben ricordate nella parte precedente, avendo precisato che Satana imita sempre l'opera di Dio, e quindi nell'imitare l'opera di Dio imita una delle azioni più importanti che Dio compie nel credente, ed è l'azione del battesimo dello Spirito Santo. E questo ha fatto in questi ultimi giorni della pazienza di Dio sull'umanità, ha fatto preoccupare molti ministri un po' in tutto il mondo. Benedetto il nome del Signore. Noi abbiamo conoscenza di queste cose per diversi motivi che adesso esulano dalla presente seduta, quindi siamo perfettamente coscienti di questo fatto qui. Cosa ha comportato tutto ciò, ovvero questa preoccupazione da parte dei servi di Dio? Ha portato poi a degli estremi, purtroppo degli estremi che contrastano nettamente con la parola del Signore, come andremo a vedere e a dimostrare biblicamente, sempre se lo volete accettare, per carità di Dio. Ebbene, gli estremi sono i seguenti. Si proibisce ai nati di nuovo di parlare lingue nella Chiesa. Questo perché? Per tutto quello che abbiamo detto precedentemente. Benedetto il nome del Signore. Ma ahimè, questa è un'incongruenza per una serie di motivi molto importanti. È una incongruenza in quanto non è biblico ed è antibiblico. Infatti, se noi andiamo sempre alla parola di Dio, in particolar modo andremo nella prima epistola ai Corinti,
Lo vado a cercare nella mia Bibbia, Prima Corinti capitolo 14. Santo l'Eterno, Prima Corinti 14, eccolo, santo, santo, santo. Bene, Prima Corinti capitolo 14 è scritto in, un po' in tutto il contesto. Se noi decontestualizziamo, diciamo, questa parte, un verso lo decontestualizziamo da tutto il capitolo e andremo a far dire alla scrittura quello che non ha mai detto. Infatti nel contesto poi noi capiamo perfettamente, è scritto nel verso 4, che chi parla in linguaggio strano o in altra lingua è scritto che edifica se stesso, e poi aggiunge: ma chi profetizza edifica la Chiesa. Ora, questo non significa che noi non possiamo parlare in altre lingue nella Chiesa. Ovviamente ogni cosa deve essere fatta con ordine, è chiaro. E poi c'è un tempo per ogni cosa. Benedetto il santo nome del Signore. Se una cosa si fa fuori luogo, fuori tempo o in disordine, ma è chiaro che poi il ministro, il pastore, l'anziano deve intervenire e porre ordine, dire: senti fratello, sorella, per cortesia. Questo è un altro discorso, lasciamo stare i disordini, gli estremismi. Ricordiamo che l'epistola ai Corinti è una epistola indirizzata a una chiesa totalmente disordinata. Noi abbiamo fatto un video a tal proposito dove parliamo della chiesa ai Corinti, lì vi facciamo vedere in che caos viveva questa chiesa, era una chiesa caotica. Benedetto il nome del Signore, quindi dobbiamo anche capire il carattere dell'epistola e quindi il carattere del capitolo 14, a chi l'Apostolo Paolo sta parlando. Benedetto il nome del Signore. Ad ogni modo abbiamo letto che chi parla in linguaggio strano, ovvero in altra lingua, sta edificando se stesso. E quindi se sta edificando se stesso, questo non significa: ah, allora non devi taci. Non dice questo. Benedetto il nome del Signore, anche perché è importante edificare se stessi. Benedetto il nome del Signore. Il Signore ci ha dato questi strumenti ed è bene usarli. Quindi va fatto ovviamente con ordine, perché è scritto sempre nella parola di Dio che lo spirito, gli spiriti sono i doni, i ministeri, gli spiriti sono sottoposti ai profeti. È questa la cosa del cristianesimo. Mentre invece nel satanismo, no, tu vieni posseduto. Mentre invece nel cristianesimo tu non sei posseduto, sei tu che possiedi i doni di Dio e sei tu che li gestisci. Benedetto il nome del Signore. Ora sto parlando delle cose di Dio, dei doni di Dio, non di Dio, dello Spirito Santo, che è Lui che gestisce noi. Appunto, vedete il video precedente, se no si crea una mega confusione. Santo è il nome del Signore, non decontestualizziamo le parole di un servo di Dio, come usano far molti in rete, che ti tirano fuori una parola da un contesto e ti fanno dire cose che non hai mai detto né immaginato. C'è molta diffamazione ultimamente nel web, soprattutto sui veri servi di Dio e su quelli che si affaticano tanto nella predicazione dell'Evangelo del Regno per le strade e per tutta Italia. Che Dio voglia benedirli, siamo con voi, e che Dio li voglia salvaguardare dalle menzogne e dalle calunniatrici di coloro che portano falsi insegnamenti e falsi Vangeli, tra cui il maledetto e inesistente Vangelo dottrina, che non è Vangelo, non è dottrina di Dio, della predestinazione. Quella è roba satanica, non viene da Dio, non è roba di Dio, è roba del diavolo. E che l'unica cosa che sanno fare è diffamare la verità e i veri servi del Signore. Benedetto il nome del Signore. Quindi chi parla in linguaggio strano, chi parla in altre lingue, edifica se stesso. E perché non dovremo noi edificare noi stessi? Quando è il momento della preghiera e dell'orazione. Bene, c'è un tempo per ogni cosa, abbiamo letto in Prima Corinti 14, 29, gloria a Dio, quando voi vi riunite, chi avendo, chi dottrina, chi salmo, insomma, ci dice in pratica come si deve svolgere la riunione della Chiesa. Quindi chi salmo, quindi ci sono i cantici, perché i salmi sono cantici, chi dottrina, quindi c'è la spiegazione della parola di Dio, chi profezia, quindi qui
profetizzare nella parola di Dio, nell'originale, questo non si capisce, significa soprattutto insegnare, predicare la profezia, lo spirito profetico. Gesù è lo spirito della profezia. La Bibbia è tutta profezia, l'Evangelo è tutta profezia. Credi nel Signore Gesù e sarai. E se fai questo vedrai, se non fai questo andrai nell'inferno, è tutta profezia. Gesù manderà, ci sarà la grande tribolazione, ci sarà il rapimento della Chiesa, è tutta profezia. Profetizzare nel linguaggio originale significa insegnare verità. Questa è la prima, il primo insegnamento della parola profetizzare. Poi c'è anche quello che il Signore ti rivela, cose che avverranno in futuro, ma quello è in secondo posto, viene. Quando si leggono le scritture, oggi le leggiamo in italiano, ma sono state scritte in greco antico e hanno un altro significato che spesso viene travisato, ma che comunque si può tranquillamente capire, pur non conoscendo il greco antico, come alla luce di tutto il contesto biblico si viene poi a capire. Tutto questo è semplice, perché Dio già sapeva che queste scritture sarebbero state tradotte in altre lingue, in migliaia di lingue, e quindi ha ovviato, diciamo, a questa mancanza che avrebbero avuto i credenti, appunto questa mancanza della conoscenza delle lingue originali, ma che comunque per farlo dobbiamo essere attenti, studiare le scritture e studiare alla luce di tutto il contesto biblico. Benedetto è il santo nome del Signore. Poi dice nel verso 5, dice: io voglio bene che voi tutti parliate linguaggi, ma molto più che profetizziate. E poi dice: perché chi profetizza è maggiore, eccetera, eccetera. Quindi qui noi vediamo che l'Apostolo Paolo non era contrario al parlare in altre lingue, e ci mancherebbe, come diciamo a Roma. Anche perché se parlare lingue, adesso stiamo parlando delle vere lingue, quelle che vengono da Dio e li riconosciamo dai loro frutti. Se parlare lingue con ordine, nel tempo opportuno, sempre ogni cosa con ordine, perché gli spiriti sono sottoposti ai profeti, tranne quando uno nasce di nuovo lì per lì, è giovane, è preso insomma, non sa gestire, lì si lascia, quello è fresco fresco, il Signore l'ha appena battezzato di Spirito Santo, chiudi tutto, smetti, ferma il culto, gioite insieme a quel fratellino o sorellina e gloria a Dio. E se le chiese sono grandi, di 1.000 persone, 1.500 persone, gli anziani si organizzeranno in modo diverso, ma lasciate che lo Spirito Santo vada avanti. Bene, noi le abbiamo spiegate queste cose nei nostri video, secondo la nostra piccola possibilità. Benedetto il nome del Signore. E quindi l'Apostolo Paolo no, non ha mai detto di non parlare lingue e di, o di, quindi di proibire, benedetto il nome del Signore, che il credente possa edificare se stesso. Poi, sempre nel medesimo capitolo, nel verso, dove è la penna? Verso 28. Nel verso 28 dice: ma se non vi è alcuno che interpreti, tacciasi nella chiesa colui che parla linguaggi strani e parli a se stesso e a Dio. Qui sta parlando non tanto quando c'è la parte del culto che è dedicata alla preghiera, dove uno prega in lingue e le lingue si odono, ma sta parlando di quel dono che, quando qualcuno si sente spinto nel proferire un qualcosa per tutta la Chiesa, in lingue, benedetto il nome del Signore, ma se non vi è nessuno che possa interpretare, ebbene non farlo. Quindi continui a pregare a se, diciamo, tra sé medesimo, ma sempre si chiamano lingue, non perché le pensi, ma perché le parli, se no che lingue so, per dire. Gloria al nome santo del Signore. Infatti, gloria al nome santo del Signore. Nel verso 39 è scritto così: dunque, fratelli miei, appetite come a gara il profetizzare, e non divietate il parlare linguaggi. Paolo non ha mai detto di non parlare linguaggi nell'assemblea del Signore. E nel verso 40 precisa quello che abbiamo detto fino adesso: facciasi ogni cosa onestamente e per ordine.
Ogni cosa deve essere fatta per ordine, anche secondo il buon senso. Se una persona ci viene a visitare da fuori, magari la prima volta, magari possiamo anche fare attenzione a certi comportamenti, a certe cose, sempre fatte con ordine, ma già se viene già la seconda volta, insomma, non possiamo. È bene che, insomma, le persone conoscano le cose di Dio, perché sono cose di Dio, sono cose scritte nella parola di Dio. E io non mi vergogno dell'Evangelo di Gesù Cristo, questo è potenza di Dio. Ovviamente io ho la logica e faccio ogni cosa con delicatezza pur di non scandalizzare gli altri. Questa è la prima cosa. Quindi se magari una persona viene la prima volta, faccio in modo che non mi senta, è la prima volta, poi se continua a venire, allora no. Gloria a Dio. Insomma, ragione, buonsenso, raziocinio e fede non sono nemici. Spesso diventano nemici per colpa dell'uomo, del credente, ma Dio non ha mai creato l'uomo irrazionale. Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza, quindi irrazionale, ha il raziocinio, la logica, il pensiero, pensa quello che fai, se porta frutto o non porta frutto, non necessariamente quello che, diciamo, mi è lecito debba per forza essere utilizzato. Gloria a Dio. Ma questo nel discorso, diciamo, circoscritto, ma poi in modo ampio e generale, noi siamo chiamati, gloria a Dio, a edificare noi stessi, gloria a Dio. E quindi pregare in lingue è necessario per il credente, ma ci rendiamo conto che è lo Spirito di Dio che parla in noi e che ci fa edificare? Ma ci rendiamo conto che non si può vivere senza lo Spirito Santo? Ma ci rendiamo conto che il battesimo dello Spirito Santo è la massima espressione, la massima potenza, la massima pienezza di Dio nel credente? Ma ci rendiamo conto di tutte queste cose? Vedete il video precedente, ripetiamo, voi se vi limitate a questo video qua non capirete proprio tutto come va capito. È importante unire i due video. Benedetto è il nome santo del Signore. Bene, è scritto nella parola di Dio che dobbiamo essere sempre avveduti, prudenti, benedetti. E addirittura è scritto che dobbiamo essere semplici come colombe e prudenti come serpenti. Benedetto è il santo nome del Signore. Prudenti come serpenti nel senso di prevenire e riconoscere il male. Bene. Adesso, come si può riconoscere una lingua di Dio? Quindi qualcuno che è battezzato nello Spirito Santo da Dio e parla nuove lingue, da qualcuno che invece sta parlando delle lingue che non sono di Dio. È una buona domanda, che ne dite? Gloria a Dio. Bene, io personalmente dico con molta franchezza, non lo so, lo dico, io non lo so. Non so come si fa, perché io non ho questa capacità. Lo confesso, lo dico, è giusto, noi confessiamo, noi siamo limitati, siamo esseri umani, io no, non lo so. Ma c'è qualcosa che so però, c'è qualcosa che so, che sappiamo, e questo è biblico, ed è lì che noi li andiamo a beccare, lì. Però, prima di dire quello che sappiamo, vogliamo dire un parere personale. Bene. Noi abbiamo letto adesso che c'è anche il dono, no? Della interpretazione delle lingue di Dio. Bene. Domanda, potrebbe anche essere che come c'è un dono che ti interpreta le lingue di un fratello che sta parlando in lingue, ci fosse anche un dono o una rivelazione, chiamatela come volete, che ti riveli e che ti indichi le lingue che non sono da Dio? È una domanda. Potrebbe essere, perché no? Potrebbe essere. E questa è la nostra parte, è la nostra lacuna. Insomma, nessuno sa tutto. Noi l'abbiamo sempre detto, noi
chi parla è cresciuto ai piedi dell'Evangelo, è stato ammaestrato nell'Evangelo fin da piccolino. A 15 anni io già stavo in missione in Amazzonia, insomma, ma per quanto un servo inutile di Dio possa essere stato ammaestrato, la parola di Dio è infinita, l'azione di Dio è infinita. Noi conosciamo, confronto a quello che è Dio, conosciamo niente. Ora, questo poco che conosciamo ci è più che sufficiente per ammaestrare, per insegnare, quindi per predicare, per vivere la verità e per giungere nel regno di Dio. E il nostro desiderio è che gli altri possano acquisire quello che noi abbiamo acquisito nei decenni, che possano raggiungere il nostro stato e poi superarci, perché il regno di Dio cresca ancora di più. Questo è il nostro obiettivo, e impediscono, a causa di tutte queste cose, il parlare in lingue nella Chiesa, perché dicono: ah no, chissà se è una lingua che non è da Dio. Ma che ragionamenti sono? Fratelli miei, facciamo attenzione a non impedire il movimento dello Spirito Santo. Prima di tutto si presume che in una Chiesa tu conosci i tuoi, e quindi tu sai chi è nato nella Chiesa, chi viene nella Chiesa, chi è stato battezzato e chi no. E quindi tu li conosci, tu sai chi è quella persona. Benedetto è il santo nome del Signore. Ecco perché dobbiamo stare attenti a non impedire questo movimento qui. Benedetto è il nome del Signore. E se qualcuno non lo conosce, se qualcuno non lo conosci, benedetto è il nome del Signore, che Dio ti guidi. Ma non per questo dobbiamo impedire il movimento dello Spirito Santo, perché per colpa dei falsi? Ma così non sia. Così non sia. Noi non dobbiamo impedire il movimento dello Spirito Santo perché c'è il falso movimento dello Spirito Santo. Allora ci sono quelli che pregano i falsi dei, che facciamo? Impediamo a tutti di pregare? Beh, certo, qualcuno potrebbe dire: beh, ma io lì capisco. Sì, ma capisci anche dall'altra parte, perché poi vedi i frutti, vedi la persona. Attenzione a proibire il movimento dello Spirito Santo. Piuttosto dobbiamo proibire categoricamente il disordine. Il disordine, anche perché spesso i fratellini, quando sono giovani nella fede, creano un po' di disordine. Allora, con molto tatto e molto amore, uno gli insegna: c'è un tempo per ogni cosa, muoviti in questo modo, muoviti in questa direzione, gloria a Dio, con molto tatto, perché non vogliamo che rimangano male, che sono veri figli di Dio, ma che poverini, è come il bambino appena nato di 4 o 5 anni che fa quello che non deve fare, che è normale, e tu gli dici: bello de papà, bello de mamma, non mettere il ditino nella corrente che te prendi la corrente. Ovviamente ci sono le prese anticorrente, ma non per questo, tu glielo fai mettere lo stesso, cioè gli insegni che già lì c'è qualcosa che non va fatto. Insomma, gli dici quello che è giusto e quello che è sbagliato, con molto amore e molto tatto. Ebbene, questa è, secondo noi, la posizione evangelica, la posizione biblica. Se lo volete accettare, gloria a Dio. Se non lo volete accettare, per carità di Dio, fratelli miei, siamo qui in massima libertà. Detto questo, fratelli miei, vogliamo concludere la presente seduta con le manifestazioni che oggigiorno stiamo vivendo nella Chiesa. Ebbene, vogliamo passare quindi alla terza e ultima parte della seduta, dove tratteremo appunto le strane manifestazioni che si vivono nella Chiesa degli ultimi giorni. Che Dio ti benedica. Bene, cari amici e fratelli in ascolto, siamo giunti alla terza e ultima parte della presente seduta. In questa ultima parte vogliamo andare un po' di corsa per far sì che il video non duri troppo. Benedetto il nome del Signore, già è molto tempo che siamo qui a parlare. Quindi parleremo in modo abbastanza veloce, piuttosto conciso, pragmatico. Bene, in questi ultimi giorni stiamo vivendo ovviamente quello che si chiama il momento in cui la Chiesa sarà tolta, e subito dopo inizierà il periodo denominato il giorno del Signore o la grande tribolazione. Bene, è scritto che in questi ultimi giorni si sarebbe manifestata l'apostasia della Chiesa.
Quindi la Chiesa avrebbe apostatato, cioè avrebbe seguito vie diverse da quelle delineate dalla Sacra Scrittura. Ed ecco qui che non solo la predicazione viene intaccata, ma anche le manifestazioni vere dello Spirito Santo vengono confuse, quindi si viene a creare la vera e propria Babilonia nella Chiesa del Signore Gesù Cristo. E quindi Satana si introduce come angelo di luce per, come dire, per creare Babilonia, per creare confusione. E quindi vediamo tante manifestazioni oggi, un po' in tutto il mondo, anzi no, un po' in tutto il mondo, e quindi anche qui in Italia, anche qui a Roma, eccetera, eccetera, soprattutto nel seno della Chiesa di Gesù Cristo. Benedetto è il santo nome del Signore, che poi queste manifestazioni si trovano anche in altri ordini religiosi cristiani, cosiddetti cristiani, tra cui, lo vogliamo dire, questo avviene anche in alcune parti, diciamo, del cattolicesimo. Questo lo diciamo perché sappiamo che molti cattolici ci seguono. Sappiate che queste cose avvengono un po' ovunque. E quindi noi le vogliamo denunciare alla luce di tutto il contesto biblico. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene, abbiamo movimenti dove predicano che esiste la santa risata, la risata santa. Questo movimento non è scritturale. Questa manifestazione non viene dallo Spirito Santo, quindi non viene da Dio. Noi non troviamo mai che Gesù rise nell'Evangelo di Gesù Cristo. Anzi, Dio è ordine, Dio è autocontrollo. Non è un ridere a squarciacola, affermare quello che deve essere una santa riunione razionale, dove c'è una predicazione, come quella che stiamo facendo noi. Così facciamo anche nelle nostre riunioni di culto. Noi facciamo esattamente così, ci mettiamo, cioè ci sono io là davanti che porto la parola di Dio, poi c'è il momento delle testimonianze, il momento dei cantici, il momento della preghiera, tutto con estremo ordine. Benedetto è il nome del Signore, con compostezza, con serietà e con sobrietà, come vuole che sia il Signore. Benedetto è il nome del Signore. Noi non troviamo mai che Gesù rise, piuttosto troviamo che Gesù pianse. Questo non significa che Gesù non rideva, ma non lo troviamo scritto, l'abbiamo già spiegato in altri video. Questo ci vuole rappresentare il carattere delicato della missione di Gesù e soprattutto la triste condizione in cui versa l'umanità, una condizione di perdizione. Benedetto è il santo nome del Signore. Questo movimento della santa risata non viene da Dio, viene da Satana. Fuggite. Se prima queste cose non le sapevi, potevi considerarti vittima. Ma al momento in cui tu sai queste cose e non esci da questi movimenti, non sei più vittima, diventi complice. E come tale non vedrai il regno di Dio. Benedetto è il nome del Signore. Un altro movimento è il cosiddetto movimento del sonno, il santo sonno, non so come lo chiamano. Che praticamente il credente si fa un bel sonnellino. Nella scrittura è scritto tutto quanto l'opposto. Benedetto il nome del Signore. Se noi andiamo in Matteo 24, lo vado a cercare nella mia Bibbia, Matteo 24, verso 42, eccolo qua, è scritto: vegliate dunque, perciò che voi non sapete qualora il vostro Signore verrà. Il Signore non ci ha chiamato a dormire, ci ha chiamato a vegliare. Benedetto è il santo nome del Signore. In Fatti 20:31, eccolo qua, Fatti 20:31, è scritto: perciò vegliate, ricordandovi che per lo spazio di 3 anni, giorno e notte, non sono restato di ammonir ciascuno di voi con lacrime. Ci è detto di vegliare, ci è detto che l'Apostolo Paolo predicava giorno e notte, e non che si faceva i sonnellini. Questa cosa del sonno è completamente satanica. Benedetto è il nome del Signore. Prima Pietro 5,8, Efesi 5,14 e moltissimi altri parametri biblici, versi biblici, alla luce di tutto il contesto, ci invitano a vegliare. Benedetto è il santo nome del Signore. Esiste anche la cosiddetta il movimento dello schiaffo, che arriva qualcuno e ti dà uno schiaffo e ti dice: questo è lo schiaffo di Dio. Ma da dove vengono queste cose? Certo, lo sappiamo da dove vengono: dal regno delle tenebre.
Benedetto è il nome del Signore. La pompa dell'acqua. Lasciamo stare, non vogliamo entrare adesso in tutto quello che è il discorso dell'apostasia. Ad ogni modo è un segno che siamo negli ultimi giorni. Benedetto è il nome del Signore. Qualcuno dirà, beh, ma queste cose è meglio che ce le teniamo per noi, caro fratello. Io dico, in parte è vero e in parte completamente sbagliato, secondo me, secondo noi. E adesso lo dimostro. Siccome queste cose vengono pubblicate, sono rese pubbliche, non solo nella rete, ma anche dai mass media, il popolo mondiale, diciamo, tutte le persone, siano esse credenti o non credenti, devono sapere che c'è invece un sano movimento cristiano che non partecipa a tutte queste cose, che le denuncia, benedetto il nome del Signore, e che non fanno parte del vero movimento dello Spirito Santo, e che non siamo tutti così, perché queste cose sono pubblicate, sono pubbliche, non sono cose nascoste, lo ripetiamo per la seconda volta, e di conseguenza la persona che non condivide la nostra fede o che addirittura sia atea potrebbe pensare che siamo tutti così, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, ripetere fa bene, non siamo tutti così, benedetto il nome del Signore, e che questi movimenti sono stati introdotti nel seno della Chiesa dall'esterno per creare confusione e per distruggere la vera Chiesa del Signore. Sappiamo che Babilonia, la grande, in questo è molto influente, benedetto il santo nome del Signore, e queste cose vanno dette, benedetto il santo nome del Signore. Vogliamo concludere con l'ultima parte, che forse è quella più purtroppo gettonata, concedeteci questo termine, che addirittura queste cose appaiono nei nostri mass media, almeno una volta, adesso non lo so, io comunque non ho la televisione a casa da 20 anni e non mi interessa quella scatola nera, niente in contrario per chi ce l'ha, non è questo, io non ce l'ho, poi se tu ce l'hai non è quello, se la usi bene, per carità, per quel poco che c'è da vedere, usala bene, ecco. Ma io non ce l'ho. E una volta veniva completamente pubblicizzato questo attraverso un canale dove si vedevano migliaia, decine di migliaia di persone essere buttate a terra, cadere per terra, e questo veniva presentato come il movimento dello Spirito Santo. E venivano buttate a terra all'indietro. Benissimo. E adesso vogliamo vedere se la Bibbia convalida questa manifestazione o se la Bibbia condanna questa manifestazione e quindi dobbiamo annoverarla come una manifestazione satanica. Bene. Se noi andiamo in Daniele, Daniele 8, benedetto è il nome del Signore, Daniele 8, lo vado a cercare nella Bibbia, Daniele 8, verso 17 e 18, dove sta? Eccolo qua. Troviamo che Daniele si trovava in un luogo e quando Daniele si trovava qui fu spaventato e cadde, ma cadde sopra la propria faccia. Infatti leggiamo, io caddi sopra la mia faccia. Daniele è stato un grande profeta, un grandissimo profeta. E vide molte Shekinah del Signore, e vediamo che davanti il Signore, non davanti un uomo, davanti Dio in persona, cade, sì cade, ma cade in avanti, mai indietro. Noi non troveremo mai un solo profeta di Dio che cade indietro, mai. Potete cercarlo in tutta la Bibbia, in tutte le lingue del mondo. Potete leggere i testi originali, potete capovolgerli, potete fare quello che volete. Non è scritturale. Poi gli parla il Signore, continua poi al verso 18, dice, mentre egli mi parlava, io mi addormentai profondamente. Questo è uno di quei rari casi. Lui si addormentò, ma si addormentò con la faccia a terra, ma questo avvenne davanti a Dio per la grande potenza di Dio, ma subito il Signore all'istante dice mi toccò e lo fece rialzare in piedi, alzati, come dire che fai là per terra. Gesù non è venuto a buttarti per terra, Satana è venuto a buttarti per terra,
Paolo fu buttato per terra quando perseguitava la Chiesa e magari cadde pure all'indietro, chissà, non lo sappiamo. E certo, gli arrivò una tramvata a Roma, diciamo, tra capo e collo. Giusto, era indemoniato, perseguitava la Chiesa, uccideva i pastori, uccideva i ministri, che era ripieno di Spirito Santo. Era indemoniato. E quindi l'ha scaraventato per terra. Ha fatto bene, anzi che non l'ha buttato direttamente all'inferno, ma Dio è venuto a salvare quello che era perso, affinché, cominciando da Paolo, lui che perseguitava la Chiesa, servisse come testimonio a tutti quelli che sarebbero susseguiti dopo. Benedetto è il nome del Signore. Dio ci ha fatto misericordia a tutti. E quindi lui cade per terra, sempre faccia in avanti, si addormenta davanti a questa grande manifestazione di Dio. Perché si addormenta? Perché c'è un miracolo. Perché davanti a Dio si muore, davanti a Dio si muore con questo corpo, perché questo corpo non regge la potenza di Dio, si muore, c'è morte immediata. Allora Dio ha fatto il miracolo, non l'ha fatto morire. Ecco perché si chiama Shekinah, cioè la manifestazione di Dio al credente, affinché la sua carne, vedendo Dio, non muoia, ma possa resistere. Io ho avuto due Shekinah, chi segue i nostri video lo sa questo, fino adesso. Volesse Dio concedermene altri. Gloria a Dio. E quindi abbiamo il miracolo che non muore. E ovviamente rimane come me addormentato, abbiamo letto. Ma Dio, alzati, svegliati, sii vegliate, sii vigile. Tu devi ascoltare la mia voce, non te devi fare il sonnellino. Caro Daniele, io non sono venuto nel mondo per far dormire il credente, ma perché il credente ascolti la predicazione dell'Evangelo e sia salvato mediante la predicazione dell'Evangelo, per grazia attraverso della fede. Benedetto il nome del Signore. Sì, vigile, abbiamo letto, veglia, vegliate, risvegliati o tu che dormi, Cristo ti inonderà di luce, luce e sveglio. Benedetto il nome del Signore. Altro che, leggiamo il verso alla luce di tutto il contesto biblico, non un verso lì buttato, isolato, solo, soletto, come ha fatto Satana, che porta versetti a destra e a sinistra, che per poi nascondere tutto il resto della parola di Dio. Vogliamo leggere Daniele 10, santo il nome del Signore, Daniele 10, il verso 15 e il verso 16. E mentre egli parlava a me in questa maniera, io misi la faccia in terra. Faccia in terra, non all'indietro così, no, quello è satanico. Poi faccia in terra e ammutolì. Ed ecco uno che aveva sembianza di un figlio d'uomo mi toccò in sulle labbra. Allora io apersi la bocca e parlai, e certo, annuncia l'Evangelo di Gesù Cristo, predica la verità, di che Cristo vive, che è il tuo Redentore, il Redentore di tutta l'umanità. Le mie giunture sono tutte volte in me, in questa visione, io non ho ritenuto alcun vigore. E come potrebbe il servitore di codesto mio Signore, insomma c'è tutta la storia, benedetto è il santo nome del Signore. E poi più avanti nel verso 18, alla fine dice, come la figura, la sembianza, come di un uomo mi toccò, mi fortificò, e poi gli parlò, quindi lo toccò e lo fortificò. Vediamo sempre che l'uomo attraverso, davanti a Dio, non un uomo, davanti a Dio, viene meno, e quindi va in adorazione sempre in avanti, mai indietro, ma poi viene Dio, ti tocca e ti fortifica e ti rialza in piedi. Quindi vediamo tutto alla luce evangelica, quindi di tutto l'Evangelo. Benedetto il santo nome del Signore. Se noi andiamo in Ezechiele, lo vado a cercare, sarebbe il libro precedente, lo sto andando a cercare, Ezechiele capitolo 1, troviamo la manifestazione di Dio a Ezechiele. Nel verso dovrebbe essere il 28, verso 28, esatto, qui troviamo Ezechiele, che alla fine del verso leggiamo
che come Ezechiele vede il Signore cade sopra la propria faccia. Ezechiele davanti a Dio cade ma prostrato in avanti. Noi non troveremo mai un servo, un profeta di Dio che davanti la Shekinah, e non un predicatore, davanti la Shekinah di Dio cade indietro. Mai. Benedetto il santo nome del Signore. Sempre in Ezechiele, nel capitolo 2, proseguendo quindi il racconto subito, perché oggi noi abbiamo la Bibbia divisa in capitoli, ma non è stata scritta in capitoli, è stata scritta come un discorso unico, senza capitoli e senza versi. Poi vengono i Masoreti nel 600, vabbè, c'è tutta la storia. Grazie a Dio per i capitoli, così troviamo subito i passi, non è questo. E subito dopo è scritto che a Ezechiele gli viene detto: figlio d'uomo, alzati in piedi, alzati, svegliati, sii vigile, ascolta le parole dell'Altissimo. Benedetto è il santo nome del Signore. Sempre in Ezechiele 3, però nel verso 23, santo, 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 è scritto sempre la stessa cosa, che Ezechiele nel capitolo 23, nel capitolo 3 verso 23 è scritto che Ezechiele cade sulla sua faccia in avanti prostrato, ma subito dopo nel verso 24 lo spirito entrò in me e mi feci rizzare in piedi. Ora, se lo Spirito Santo entrò in Ezechiele, che all'epoca ancora non c'era il battesimo dello Spirito Santo, se lo Spirito entrò in lui e lo fece rizzare in piedi, figuriamoci quello che gli fa lo Spirito Santo a uno nato di nuovo quando lo viene a ungere, a sigillare, a battezzare, a riempire di Spirito Santo. Lo fa saltare come vitello da stalla, è scritto in Malachia. Altro che il sonno, il sonnellino, altro che cadere indietro. Benedetto è il nome del Signore. Conosciamo le sacre scritture. E questa storia va avanti. Abbiamo Ezechiele 9:8, Ezechiele 43:3, Ezechiele 44:4. Possiamo vederlo in tutto il contesto del Tanakh, dell'Antico Testamento. Benedetto è il santo nome del Cristo vivente. Bene. Il fatto, infatti, il fatto che ci dimostra proprio nero su bianco che la caduta per terra all'indietro viene da Satana, lo vediamo proprio in Giuda. Infatti, se noi andiamo nel Nuovo Testamento, in Giovanni 18, lo vado a cercare nella mia Bibbia. Giovanni 18, Giovanni 18, lo sto cercando nella mia Bibbia, Giovanni 18, eccolo qua, verso uno dei primi versi, verso 6, Giovanni 18, 6, è scritto che quando andavano a crocifiggere, a prendere il Signore nel Getsemane, e quindi diciamo la spedizione era cappeggiata da Giuda, Giuda Iscariota, quando arrivarono a lui, leggiamo nel verso 6: come dunque egli ebbe detto loro, io sono, ego eimi, si dice in greco antico, ego eimi, quindi Yahweh, io sono, io sono, desso, andarono a ritroso, cioè andarono a ritroso, andarono indietro, questa è una versione arcaica, andarono indietro e caddero per terra. Ora, noi sappiamo che Giuda Iscariota e tutta sta gente che stava con lui andavano per uccidere un uomo, quindi qualcuno che uccide, che poi non era tanto un'uccisione quanto un omicidio, distinguiamo un po' le due cose, abbiamo già parlato in altri video. Quindi qualcuno che va a uccidere un suo simile, a commettere un omicidio, è già un atto diabolico, quindi è una persona che è guidata dallo spirito satanico. In più andavano a uccidere chi? Il figlio di Dio, il figlio dell'uomo. Quindi questa gente era completamente ripiena dello spirito satanico. E infatti caddero come? Indietro, davanti a Dio, sta gente cadde indietro, perché quando Dio non ti gradisce, ti fa cadere indietro. E questo è scritturale. Qualcuno dirà, ma davvero? Non la conosci la scrittura? Non lo sai che è scritto che quando Dio non ti gradisce, ti fa cadere all'indietro?
seguiteci perché tra qualche breve minuto lo vedremo. Bene, ma intanto andiamo avanti con Giuda Iscariota che guidava la spedizione. Se noi andiamo in Giovanni 13, quindi prima, Giovanni 13 nel verso 27, eccolo qua, sta parlando dell'ultima cena pasquale, quindi dell'istituzione, della celebrazione della cena del Signore, comunemente denominata Santa Cena, e sappiamo che delibera il Giuda, delibera in cuor suo di tradire il Signore in quella sera, e allora il Signore gli dà il boccone a Giuda, e nel verso 27 leggiamo: allora dopo quel boccone Satana entrò in lui. In chi? In Giuda Iscariota. Leggi tutto il contesto a casa tua, qui non lo leggiamo perché il tempo vola. Gloria a Dio, santo è il nome dell'Eterno. E Satana entrò in chi? In Giuda. Pensate, non è che qui stiamo parlando proprio di Satana, non è che Satana entra in qualsiasi persona, attenzione, Satana a me, a te, manco ci conosce, lui non è onnisciente, lui non conosce tutti, lui conosce i grandi servi di Dio, tipo l'Apostolo Paolo e questi qua, quelli che sono, questa è tutta un'altra storia, Satana sta nel suo trono che è nel secondo cielo, quindi nella frontiera, tra il secondo e il terzo cielo. Adesso non stiamo qui a dimostrare come funziona, come provarlo, perché è un altro oggetto. Satana sta lì, e Satana a te, a me, manco ci conosce, benedetto il nome del Signore. Quindi non è che Satana prende, entra in qualsiasi persona, no, cioè sono i demoni, i ranghi, i principati, le podestà, i demoni, i diavoli, insomma, di basso rango, questi si impossessano di te. Ma qui vediamo che proprio Satana in persona entrò in lui, quindi era niente meno che impossessato proprio dallo stesso Satana. E quindi davanti con questa possessione terribile, una cosa che chi ha visto il film La Passione, che dicono non lo guardate perché non è da Dio, perché fa rabbrividire, è scandaloso. Ah no, perché è scandaloso, è proprio vero. Satana non vuole che guardi quel film perché milioni di persone si sono convertite e sono entrati nelle chiese per quel film. Però guardano i film di terrore che sono 10.000 volte più scandalosi, più violenti di quello, e che ti portano all'inferno. Quello che invece, anche se fatto da gente del mondo, però parla delle cose di Dio, e Dio si usa di ogni strumento, che poi quello non è uno strumento, diciamo, non è salvato, ma comunque Dio si usa anche delle persone, del mondo, per portare la sua parola. Poi quello non per questo motivo è salvato, però Dio si usa di chi vuole, benedetto il nome del Signore. Quel film, La Passione di Cristo, rappresenta molto bene la possessione di Giuda, e c'è all'ultimo si vede una scena, che vera o falsa non lo sappiamo, ma comunque ti fa capire e ti fa venire la pelle d'oca di come Giuda si è suicidato, e di come quello che potrebbe aver visto, vero o falso, non ha importanza adesso, non va contro il Vangelo di Cristo. Benedetto il nome del Signore. Una possessione da parte di Satana, da parte di demoni, sono cose agghiaccianti. Fuggiamo da queste cose, da questi movimenti. Questo video è proprio per questo, benedetto il nome del Signore. E quindi Satana stesso entrò in Giuda, ma ci rendiamo conto, fratelli e amici in ascolto? E ovviamente quando questi andarono a uccidere il figlio di Dio, quando lo andarono a uccidere, lui disse: Goemi, io sono Yahweh, benedetto sia il suo nome. Tutti frullun all'indietro, gloria a Dio, gli sta bene, perché il satanista, l'indemoniato, davanti a Dio cade per terra all'indietro, come è giusto che sia, e come vedremo che il Signore comanda così nella sua santissima parola. Santo, 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 dove lo comanda? Dove lo dice? Dove è scritto che Gesù, quando non ti gradisce, ti butta per terra all'indietro? Non come i suoi servi, che cadono
in adorazione davanti col rostro in avanti, poi il Signore con amore viene e ti dà forza, alzati in piedi, ascolta, sii vigile. Così fa con i suoi veri servi, ma con i figli del diavolo, quelli che lui non gradisce, li butta per terra all'indietro. Dove è scritto? In Isaia, capitolo 28. Oltre che è un principio biblico, come abbiamo potuto vedere, c'è anche il comandamento nero su bianco. Noi abbiamo parlato di questo, c'è il principio biblico, il comandamento nero su bianco, e l'uno non annulla l'altro, nel senso che un principio biblico non è meno importante di un comandamento nero su bianco, sono tutte e due verità bibliche, ma l'uno si presenta come un principio biblico, l'altro invece si presenta come un comandamento nero su bianco, ma qui abbiamo sia il principio biblico che il comandamento nero su bianco. Il principio biblico lo abbiamo già mostrato. Adesso andiamo al comandamento. Isaia 28. Lo vado a cercare nella mia Bibbia. Isaia. Santo, santo, santo. Eccolo qua. Isaia 28. Certo. Verso 28. Allora, verso... Eccolo qua. Verso 13. Non spiegheremo la prima parte del verso per motivi di tempo. Seguiteci. La parola del Signore dunque sarà loro a guisa di insegnamento. Dopo insegnamento, insegnamento dopo insegnamento, di linea dopo linea, di linea dopo linea, un poco qui, un poco là. Adesso non siamo qui a spiegare quello che vuole dire. E poi dico: e cadano all'indietro e siano fiaccati e siano allacciati e siano presi. Gli ipocriti, insegnamento dopo insegnamento, studiano, prendono un poco qua, un poco là, un verso qui, un verso su, un poco di verità qui, un prurito di udire là, tutto quanto, ma questi, poiché stanno facendo questo per portare avanti le loro idee, la menzogna, andranno e cadranno all'indietro e poi saranno fiaccati. Cioè, fiaccare con una lancia, con una spada, la spada che fiacca qui per distruggere, perché la spada, che è la parola di Dio, può edificare, ma può essere anche la pietra d'inciampo e ti uccide. E poi siano allacciati e siano presi. Benedetto il nome del Signore. E poi continua a rimprovero e dice: ascoltate, uomini schernitori, che signoreggiate questo popolo e Gerusalemme. Qui sta parlando ai ministri. Benedetto il nome del Signore. Quando Dio non ti gradisce, ti butta per terra all'indietro. Pertanto tutte queste manifestazioni che noi vediamo di persone che cadono per terra all'indietro, che si tolgono la giacca e cominciano a fare il giocatore di baseball, per dire, tutti questi hanno patto satanico, stanno commettendo fornicazioni con Babilonia la Grande, stanno fornicando. Ecco perché dice: uscite, popolo mio, da Babilonia la Grande. Sì, perché negli ultimi tempi il popolo di Dio farà fornicazione con Babilonia la Grande, quindi ci sarà questo ecumenismo. Benedetto il nome del Signore. Anticamente noi pensavamo che c'erano persone dentro Babilonia la Grande che erano salvate. No, ma infatti va contro la scrittura, altrimenti siamo limitati. Poi abbiamo capito, no, che il popolo di Dio che fornicherà negli ultimi tempi con l'ecumenismo. E allora il Signore dirà: tra tenebre e luce non c'è niente in comunione. Esci fuori. Benedetto è il santo nome del Signore. Perché tra le tenebre e la luce non c'è vita. Tra tutte e due, nel senso che tutte e due insieme non creano vita. La vita viene creata non dalle tenebre e la luce, il bene, il male, il segno del Tao, no, la vita viene creata solo dalla luce. Dove vi è luce, non vi è tenebra alcuna. Tu devi decidere se stare con Dio o contro di Dio. Dire: ah, io non sto con Dio, ma neanche contro di Dio, significa stare contro di Dio, perché è scritto che chi non è con Dio a pieno è contro. Quindi tu pensi di essere neutro, ma sei contro, lo dice la parola di Dio. E chi non raccoglie meco, disperde. Quindi tu, se dici: ah, io non sto neanche
contro Dio, sono neutro. No, sei contro perché non stai raccogliendo con Dio e quindi stai disperdendo. Quando Dio non gradisce qualcuno, lo fa cadere per terra, all'indietro. L'abbiamo detto prima e lo ripetiamo, se non sapevi queste cose potevi essere vittima, se adesso le sai e rimani in questi movimenti sei complice e quindi non raccogli e quindi disperdi. A te la decisione. Noi abbiamo predicato l'Evangelo di Gesù Cristo alla luce di tutto il contesto biblico. Questi video non sono per offendere, sono per edificare. Che possa lo Spirito Santo compungere il tuo cuore. Ma lo Spirito Santo lo vuole compungere. Ma esiste il libero arbitrio. Tu decidi. Sei con Cristo o contro di Cristo. Che Dio ti benedica. Che Dio ti dia pace. Che Dio ti dia forza. Che tu possa andare al Padre nel nome del Figlio per ricevere lo Spirito Santo e ricevere la potenza di uscire fuori da tutto ciò che non sia evangelico, non evangelico come religione, evangelico come evangelico, contenuto nell'Evangelo di Gesù Cristo. Questo, l'Evangelo, la Bibbia è Antico e Nuovo Testamento. Noi ti salutiamo. È stato un piacere condividere con te e con voi questa larga meditazione alla luce appunto di tutto il contesto biblico. Grazie per averci seguito fino qui. Che Dio ti possa benedire, che ti possa dare pace, che ti possa far, come dire, riposare in Cristo Gesù e nel suo santissimo nome. E a Dio sol savio vada sempre la lode, la gloria e l'onore. E che la grazia del Signore Gesù Cristo, e che l'amore di Dio Padre, e che la guida, la comunione e le consolazioni dello Spirito Santo possano essere con te e con noi da ora in eterno. Amen. Shalom. Gloria a Dio.